Cari amici, benvenuti. Sono Alberto Conti, presidente della sezione del CAI, Club Alpino Italiano di Tivoli. La nostra sezione è una sezione storica, vive dal 1969, anche se ha origini ben molti anni prima, dagli anni 30. Da sempre noi ci occupiamo della tutela del territorio, di accompagnare le persone amanti della natura nella natura. E questo significa non soltanto andare sulle grandi cime, ma percorrere questi sentieri che abbiamo alle porte di Tivoli e indicare loro tutte le bellezze naturalistiche che il territorio racchiude. Allora, partendo dal centro città si può iniziare un bellissimo percorso nella riserva naturale di Monte Catillo. Partendo dall'arco di Quintigliolo noi attraverseremo una bellissima balconata che permette di vedere tutte le bellezze storiche della nostra città. In brevissimo tempo arriveremo al Bosco di Sughere, un esempio straordinario, unico nel suo genere, perché al di là del territorio della Sardegna e dei Balcani, nel centro Italia non esiste altra estensione di queste magnifiche piante. Continuando comodamente lungo il sentiero arriveremo sulla dorsale che divide la pianura romana dalla Valle Tiburtina che porta alle grandi montagne dell'Abruzzo. Da qui si possono ammirare il Velino, i Monti Ruffi e dall'altro lato la pianura romana con i centri di Sant'Angelo Romano e di Montecelio. Continuando lungo il sentiero si arriva all'area picnic di Fonte Bologna, punto dove ci si può fermare per un piccolo e breve ristoro. Ancora avanti arriveremo al Monte Lecinone e il Monte Sterparo, veri e propri balconi su tutta la pianura romana. Il panorama spazia a 360 gradi, sembra di stare in aereo. È un'esperienza bellissima da fare in estrema comodità e semplicità, guidati da noi che conosciamo e vi possiamo illustrare il territorio. Riscendendo abbiamo l'opportunità di vedere un paesaggio veramente unico, la grande cascata di Tivoli, il Tempio della Vesta e della Sibilla, il Santuario della Madonna di Quintigliolo, tutto il borgo preistorico della città di Tivoli arroccato nella cittadella e in più la magnifica Villa d'Este. Un paesaggio da non perdere, da visitare e soprattutto da scoprire con noi del CAI che vi possiamo illustrare nei dettagli tutte queste magnifiche bellezze che il territorio di Tivoli raccoglie.